Marin Pongracic, a vostra disposizione, ci avverremo per la traduzione in inglese del nostro segretario sportivo Rosario Imparato. C'è la prima domanda di Gabriele De Giorgi di Lecce Prima, prego. Sì, volevo dire che hai sorpreso o impressionato tutti per la personalità e l'autorevolezza con cui hai preso in mano la difesa quando sei stato chiamato a farlo. Magari dopo un inizio, un ambientamento forse non facilissimo. Qual è le impressioni su queste prime settimane, comunque questi primi mesi molto intensi nel Lecce? First of all, I have a very nice team, good guys around me, good staff, everybody wants to help each other, and yeah, we have a good team, good quality. I like the area where I live, I feel comfortable, I feel welcome, and yeah. Le mie impressioni sono buone, abbiamo un'ottima squadra, mi trovo benissimo con i miei compagni, mi sono subito sentito il benvenuto in questo club, quindi ho impressioni molto buone. L'unica cosa è che meritavamo sicuramente dei punti in più in classifica, ma stiamo lavorando per evitare ulteriori errori, dando secondo me il 100% in ogni partita riusciremo a fronteggiare qualsiasi squadra. Avevo chiesto dal punto di vista personale, cioè il suo inserimento da quando è giocato ha impressionato per la naturalezza con cui è entrato nella forma. Sì. Lui cosa dice, cosa pensa? Yeah, till now I played 3 games from the beginning, and yes, I was happy with the games. I think I made every game I make a step in front. Per ora ho giocato 3 gare dall'inizio, sono molto felice, ogni gara è andata meglio dell'altra, sto migliorando, e soprattutto l'ultima gara è stata una vittoria molto importante, ma l'importante appunto è il risultato di squadra. Penso personalmente posso dare ancora molte potenzialità, posso migliorare ancora e spero di migliorare nelle prossime partite. Francesco Calvi, Gazzetta dello Sport. Ciao, volevo chiederti, il tuo impatto con la Serie A è stato ottimo, se credi che continuando in questo modo puoi ancora sperare in una chiamata per il Mondiale? Of course, this is my biggest dream, to play the World Cup or to be there with the team, to support them, my country, my team, Croatia, but My biggest priority, or my main exercise is to play here, to train good, to go on with the team, to take some points and to give my best, and then we will see what the coach. Ovviamente il mio sogno più grande è poter giocare un mondiale con la mia nazionale, però il mio obiettivo attuale è quello di giocare bene qui, guadagnare più punti possibili e dare il meglio. Ci spero, ma la decisione ovviamente sarà del CT. Ti chiedo anche, fino a qui c'è stata una grande intesa, forse a sorpresa, con Baschirotto, non ha invece ancora esordito un TT. Ti chiedo come ti trovi anche in allenamento con Samuel e cosa si prova a condividere lo spogliatoio con lo spogliatoio, il mestiere nel tuo caso, con un campione del genere. Both of them are great player, Baschirotto and Samuel, and yeah, for me it's a big honor to share the dressing room with Samu, because as we know everybody he's a big player, a top player. He won the World Cup, and yeah, he has more experience than me, and I can learn from him, and I listen to him, I follow him in the training. I think everybody can see also in the training that he. Entrambi sono grandi giocatori, per me è un onore condividere lo spogliatoio con Samuel, ha vinto un mondiale, ovviamente ha molta più esperienza di me, quindi lo ammiro e durante ogni allenamento cerco di seguire tutti i suoi consigli. Mentre per Baschirotto mi ha impressionato, è molto forte, vince ogni contrasto e la cosa più importante è dare sicurezza alla difesa. Alessio Amato, Calcio Lecce. Ciao Marin, restando sulla difesa, siete praticamente 6 difensori centrali per 2 posti. Ti era mai capitata così tanta abbondanza nel tuo ruolo nel corso della tua carriera? E qual è
il rapporto di concorrenza, come vivete questa concorrenza che è inevitabile visto che siete così tanti per il tuo ruolo? We are a lot of central backs, yes, but I think it's good for everybody because everybody will gonna push the others and yeah, if we have... Siamo in molti, ma per me è una cosa molto importante e soprattutto è utile per la squadra. La competizione aiuta a migliorare, per me meglio siamo, meglio è, perché può essere anche un infortunio o una condizione di salute precaria di un giocatore, c'è sempre una riserva importante. L'importante è dare il nostro meglio e grazie a questa competizione c'è appunto parecchia voglia di migliorare per prendere il posto all'altra persona. E poi invece domenica chiaramente riprenderà il campionato con un'altra partita molto importante, perché è una di quelle poche squadre indicate come una rivale per la salvezza per il Lecce. Come arrivate a questa partita e con quale spirito l'affronterete? What our plan is, this I cannot say. This the coach will say here in the press conference, maybe. But yeah, what I can say is that we know how important this game is, and it's a 6-point game. We play at home against our opponent, who will fight directly against us to win the points. Posso dire che questa partita vale appunto 6 punti e il nostro pubblico ci darà una grande mano, anche se ogni partita è dura, è una nuova sfida ogni match che giochiamo. So solo che dobbiamo dare il 100% per questa partita, è necessario appunto dare il meglio di noi per vincere e guadagnare i 3 punti. Pier Andrea Castro, Salento Live 24. Buon pomeriggio. Allora, ormai è un mese che sei arrivato qui nel Salento. Qual è stato, diciamo, il tuo impatto con la vita italiana? Tu vieni da Monaco, che si dice che sia la città tedesca più italiana. Ti stai trovando bene? Yeah, Lecce is wonderful. I like it. Salento, the whole area. I feel very good here, as I said. And yeah. How, like you said, sì, Lecce e il Salento mi piacciono tantissimo, sto bene, come detto sono cresciuto con tante persone italiane, quindi qui in Italia mi sento il benvenuto e il Lecce è bellissimo per me. Poi naturalmente le prime 3 partite nel campionato di Serie A, se il calcio italiano è come te lo aspettavi e se ci sono differenze con la Bundesliga. What is the difference? The difference, yeah, maybe a bit in the game, how the intensity is, in which situation, and I think here is, as many people said it, is more tactical. La differenza la vedo dall'intensità durante le partite, qui in Italia è un gioco molto più tattico, ma penso che il calcio sia sempre calcio, quindi qualsiasi partita sia giocata in Germania o in Italia è sempre la stessa, bisogna dare il massimo su ogni contrasto per vincere le partite. Carmen Tommasi, Teramo. Ciao, io volevo sapere 2 cose. Qual è l'attaccante di questa Serie A italiana secondo lei più difficile da marcare o che le piacerebbe marcare? E poi su cosa avete insistito di più in questa sosta? There are a lot of good strikers in Italy in Serie A. For me is Lukaku, Lautaro, Vlahovic. Ci sono molti attaccanti forti in Serie A, Lukaku, Lautaro, Vlahovic, ma anche Immobile, ce ne sono troppi. Sono delle sfide per me molto impegnative ed entusiasmanti e darò il massimo per non far segnare a questi attaccanti. We trained very hard in the week. For me personally, and we took the opportunity, the free time during the national break to train our duels, to train our tactics, to train our physics, athletics, and yeah, I think ci siamo allenati molto personalmente, sia sui duelli, sulla tattica, ma soprattutto la parte atletica. Penso che è stata una bella settimana di allenamenti.